Quali possono essere i vantaggi di creare un PC monomarca, accentrando la maggior parte delle componenti verso di un unico brand? Nel video di oggi andremo a creare una build seguendo questa filosofia, utilizzando il più alto numero possibile di componenti MSI, per riuscire un pochettino a capire quali possono essere vantaggi e svantaggi di fare una scelta del genere, visto che è una cosa che in passato mi avete chiesto abbastanza. Oltre a questo avremo anche per la prima volta la possibilità di vedere le X870, in questo caso la versione X870 è Carbon Wi-Fi di MSI, una delle loro migliori schede e ha diverse feature interessanti, a partire dall'input output che è un hub, ragazzi, è wow! Vediamo di iniziare. E partiamo un pochettino ad analizzare quella che è la nuova X870 effettivamente, con ovviamente anche tutte le caratteristiche che ci serviranno per questo video. Prima di tutto, nuovo chipset, vecchia compatibilità, nel senso che queste schede madri, così come le precedenti, sono compatibili vicendevolmente con i Ryzen 7000, 8000 e 9000. In questo caso le X870 e X870e sono già nativamente compatibili con i Ryzen 9000, ma attraverso aggiornamento BIOS lo saranno anche le precedenti. Per quanto riguarda la Carbon, hanno fatto alcuni miglioramenti che devo dire sono molto interessanti. Tra le due concorrenti, AMD devo dire che è quella che a ogni cambio di chipset implementa più novità. Partiamo dal frontale. Tolta l'estetica, che come dicevo mi piace veramente tanto, hanno migliorato moltissimo il branding di MPG. Abbiamo tutte le porte, piccolo schermino LED di debug, porta di alimentazione, qui un tasto per il rilascio veloce della scheda video che, come potete vedere, si blocca alla pressione rilasciandolo continuamente, quindi lo lascia fermo anziché semplicemente sbloccarlo. Poi gli SSD hanno questa nuova funzione veramente molto carina, che è il push and lift, così lo togli direttamente con una mano. Vi faccio notare che sono stati tolti anche i cavi di controllo degli RGB, che adesso si collegano mediante questa porta che va direttamente sotto la scocca, rendendo impossibile romperli o rovinarli. Cosa veramente interessante, perché in passato, specialmente nel contesto di GTX, mi è capitato di danneggiare questo tipo di cavi. Triste, ma vero. Per quanto riguarda i supporti di memoria, abbiamo due PCI per schede video con supporto 5.0, a cui si accompagnano anche due porte M2 sempre 5.0, mentre tutto il resto è 4.0. Onestamente è un bel assortimento. Poi, scendendo un pochettino più sotto, oltre ai due comandi analogici comodissimi se avete una test bench, abbiamo una 8 pin che si può alimentare per aumentare la potenza erogata dalla PCI fino a 165 watt, perché c'è anche da ricordare che questa scheda madre è nuovo ATX 3.1, che migliora l'erogazione delle porte CPU, MOBO e anche ovviamente quelle della PCI, lasciando quindi alla scheda madre l'onere di controllare e gestire una parte della potenza per la scheda video, oppure in totalità. Sarei molto curioso di vedere se per esempio una possibile 5070 o 5060 sia alimentabile esclusivamente con la PCI. Sarebbe molto molto interessante, soprattutto perché, se vi ricordate, Project Zero di MSI ancora utilizza i cavi nella parte frontale, invece con una soluzione del genere sarebbero in grado effettivamente di offrire praticamente la stessa cosa di BTF, senza però la porta direttamente presente sulla scheda madre. Infine, ragazzi, devo assolutamente spendere due parole sull'input output, perché è assurdo. Allora, porta HDMI accompagnata da 9 USB-A totali più 2 USB-C da 40 Gbps e 2 USB-C da 10 Gbps. Doppia porta Ethernet 2.5, questa qui per esempio per la connessione, e una 5 giga per magari un serverino locale, farlo girare separatamente, senza necessità di switch. Qui abbiamo anche tre tasti analogici dedicati al flash BIOS, Clear CMOS, Smart Button che può essere personalizzato da BIOS, prima erano in questa zona superiore, e infine arriva il supporto al Wi-Fi 7 che ancora si deve diffondere, e si riduce invece la parte audio con un microfono, un'uscita e poi la parte digitale. Posso dire che da recensore questa scheda madre è una manata, anche perché comunque monta 18 più 2 più 1 fasi, quindi sono veramente tante, pronta per reggere anche i 200 watt del 9950X che ci andiamo a montare sopra. Ok, andiamo a inserire il nostro processore, così, bello tranquillo, abbassiamo e facciamo saltare. Perfetto. Ok, andiamo a posizionare un po' di pasta termica. Ecco, vedete, prima non c'erano le Heads DIY fighe con un dito così, e quindi, siccome devo recuperare un SSD da questa scheda madre, mi tocca utilizzare un primitivo e arcaico cacciavite. MSI contro MSI comunque, ci tengo a dire. Per quanto riguarda l'SSD, in realtà questa è una di quelle componenti che effettivamente non trova... qua lo blocchiamo con la plastichina, molto comodo, addirittura con una mano. È una di quelle componenti che effettivamente non importa di che marchio lo mettiate, perché non avrà influenza finale nell'ecosistema, nel senso che le sue prestazioni sono importantissime, però al tempo stesso non è una componente che va a collaborare nell'insieme dell'ecosistema lato brand. Quindi di per sé questa è una componente che può
essere MSI, come no. Dopodiché riprendiamo il dissipatore, lo andiamo a posizionare così e con due mani magari facciamo questo e poi questo. Perfetto, e si è incastrato, quasi con una mano. Spellicolamento sexy. Bellissimo l'effetto carbon della carbon, molto bello. Discorso diverso invece per quanto riguarda le RAM, perché se andiamo a utilizzare un marchio che sfrutti un proprio software proprietario, non potremo adoperare quello che è il controllo diretto della scheda madre, a meno che non ci sia una collaborazione con i loro SDK. Ma in questo caso, invece, se adoperiamo per esempio Corsair come queste, dovremo installare il loro software proprietario. Mentre MSI non dispone di sue RAM, effettivamente la sua scheda madre è abilitata a supportarne tantissime, che appunto possono poi personalizzare e controllare le RAM direttamente dal software interno del brand. Quindi uno dei vantaggi finali potrebbe essere di prendere delle RAM che non abbiano un software proprietario per il controllo degli RGB, per poter sfruttare poi l'MSI Center e Mystic Light per appunto sincronizzarle con le altre componenti. In questo caso noi andremo ad operare questi banchetti perché non ne ho altri in studio, ma il mio consiglio sarebbe appunto di usare quelli compatibili direttamente con la scheda madre per semplificarvi la vita e usare un software in meno, soprattutto se questa è l'unica componente che andrete a controllare con IQ. Slot 2 e slot 4, pronti all'uso. Mettiamo la nostra scheda madre da parte e diamo il benvenuto al Core Liquid i360, dissipatore liquido di casa MSI, che in questo caso effettivamente ci torna utile avere mono brand, perché i suoi RGB, la sua pompa, la velocità delle ventole, queste cose verranno gestite internamente dal software di MSI, cosa che ci semplifica la vita evitando di dover fare un passaggio tra 1, 2, 3, 4 software in più. Quindi, come ogni volta che apriamo un dissipatore, la prima cosa che voglio controllare è se le ventole sono già assemblate e in questo caso confermo, sono già sul radiatore, facendoci risparmiare un po' di tempo. Molto molto bene, semplifica l'assemblaggio. Oltretutto, punto extra, perché questa confezioncina per gli accessori è veramente bella, molto ordinata ed è meglio delle solite bustine. Bravi. Allora, non vorrei dire, ma la nostra sacchetta degli accessori è tipo un Kinder merendero, cioè si apre è un Kinder merendero hardware, raga, bellissimo. Ah, e non c'è manuale fisico, è incluso su una di queste pellicole. L'avrei però messo anche da un'altra parte perché forse lo stavo per buttare. Ah, molto bene, abbiamo una daisy chain. Allora, analizziamo meglio sta cosa. Allora, non solo le ventole sono già montate, ma sono già anche connesse in serie con questa daisy chain che passa tutto quanto attraverso. Passa per il tubo, l'avrei preferito se fosse passata dentro al tubo perché sarebbe stato un po' più esteticamente pulito, e ci lascia queste due porte da alimentare più queste qui che escono dalla pompa. Carino, carino, non la soluzione più pulita del mondo, però al tempo stesso, raga, è semplicissimo. Ora, la cosa che secondo me qui è molto importante da sottolineare, e adesso vi faccio vedere anche un altro prodotto che lo confermi, è che MSI non è un brand verticale su dissipatori e ventole e case, però stanno lavorando bene. Perché oggettivamente questo dissipatore è concepito piuttosto bene per essere un brand che non fa di questo il suo main core, il suo prodotto principale. Montiamolo sulla scheda madre. Quindi anziché fare due bracket diversi, in questo caso hanno optato per un multiplo. Qui abbiamo quelli di AMD e invece questi in diagonale sono quelli di Intel. E quindi questi qui rimarranno scoperti. Ok. Ecco, sì, confermo che si stiano impegnando. Guardate questo piccolo buckle. Questo si andrebbe ad attaccare qui praticamente. E vi spiego, quando si va ad avvitare, uno dei problemi principali è che questa vite qua risulta spesso troppo corta. Invece guardate, loro hanno fatto una soluzione che mantiene la testina bella alta e facile da avvitare. Questa è una bella soluzione, semplifica l'assemblaggio di molto. Questo è un punto che molti inesperti trovano fastidioso, ma anche esperti come me, perché oggettivamente parlando questa è una di quelle cose che ti semplifica l'assemblaggio e lo rende una bella o una brutta esperienza. Vi assicuro 100% questa cosa dà fastidio ai principianti. Bellissimo, bellissimo, cioè praticamente ha due pezzi. In pratica hanno creato questa zona a due pezzi di avvitamento, così la testina rimane nella parte alta senza uscire e non ti causa la produzione di rumori verso le divinità. Incredibile. Oltretutto, per la prima volta, due metodi di assemblaggio possibili per AMD. Questa non l'avevo mai vista. Si possono utilizzare o i classici 4 teste e 4 capocchie che si montino intorno al bracket, oppure senza smontare niente si possono utilizzare questi buckle molto semplicemente. Interessante, molto interessante. Perché oggettivamente parlando, se il primo assemblaggio stavi usando un dissipatore che sfruttasse queste parti qui di native della scheda madre, ti andrà bene di utilizzare questi buckle. Ma se per esempio avevi smontato tutto con un altro dissipatore che sfruttasse un'altra soluzione, beh, allora passando a questo utilizzi le classiche viti. Da persona che assembla una media di 4 PC al mese,
È interessante, oggettivamente in alcuni casi mi avrebbe risparmiato un bel po' di tempo, così come le ventole, così come altre cose. Capisci che un assemblaggio è semplice quando con una mano puoi registrare e con l'altra puoi assemblare. Cioè, wow! Questa è una cosa a cui pochi pensano, però in realtà ci sono delle persone a questo mondo che non possono utilizzare entrambe le mani per vari motivi, o magari hanno difficoltà motorie, ed effettivamente poter compiere determinate azioni con una sola mano, ogni volta che lo faccio, mi fa pensare proprio a questa categoria. E questa cosa, secondo me, è interessante e dovrebbe essere un pochettino più discussa. Non siamo tutti uguali, questo è figo. Cioè, posso farlo anche con una mano, è accessibile per tutti. È un po' lo stesso discorso che si fa quando si dice che se un prodotto è fatto molto bene non avresti bisogno di leggere il manuale, ed effettivamente è così. Andiamo a montare il nostro dissipatore. E avevo ragione, ragazzi, entra con una semplicità disarmante. Devo dire che questa è la prima volta da quando utilizzo un sistema di assemblaggio di questi qui che si basano sui blocchetti direttamente dalla scheda madre che prima di tutto posso avvitarlo con le mani fino in fondo, ma soprattutto non ho avuto bisogno di bilanciarlo, di stare lì a fare le giostre. È entrato. Facile. Pronto. Queste sono soluzioni che semplificano la vita. Ripeto, tra una bella e una brutta esperienza ci sono questo tipo di cose in mezzo. Unica cosa, questo tipo di assemblaggio mantiene il logo di MSI, in questo caso in verticale. Non è brutto, nel senso che comunque va in linea con tutte le scritte verticali e le cose verticali che abbiamo. Però effettivamente parlando, non avrete la scritta dritta o comunque il triangolo punterà verso il basso. Problemi abbastanza relativi comunque. Questo è il case, bello grosso, è un Magpano 100L. PZ sta per Project Zero ed è compatibile esattamente come il precedente, ma è effettivamente la versione ATX del case invece con cui vi ho mostrato appunto le novità per quanto riguarda il back connect di MSI. Ok, prima di tutto, come vi ho detto anche per Fantex, apprezzo tantissimo che utilizzino questo tipo di imbottiture perché sono molto meglio del polistirolo, non si rompono, sono più facili da togliere e da rimettere nelle scatole, fantastico. Ed eccolo qui, decisamente più piccolo della scatola, l'avevano solo imbottito molto bene. Allora, Pano 100L PZ, diamogli un'occhiata. Vetro senza viti, bello, 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 iniziamo bene. Come estetica è il classico case acquario, come potete vedere in questo caso è privo di ventole ma le andremo a mettere noi. Compatibilità in queste zone con la parte di back connect, in questo caso Project Zero, sempre di MSI. E qui sotto abbiamo l'input output con start, reset, audio, due USB-A e una USB-C. Carino. Vediamo se riesco a smontarlo tutto quanto senza usare un cacciavite. Non ti dico assemblarlo, ma ok, parte superiore si può togliere senza un cacciavite e andiamo a dare un'occhiata anche alla zona posteriore, se è bella capiente, anche qui senza viti. E che cos'è questa scatola gigante? Quanti accessori ha sto case? Mi stavo preoccupando di come si togliesse, ma effettivamente basta fare così ed esce. Sono curioso di vedere cosa comprenda una scatola così grande di accessori. Ma è pienissima. Allora, abbiamo una parte di GPU bracket per tenerla più stabile e appunto allineata meglio in bolla. Varie viti, fascette, cose utili. E poi questo pezzo qui va lì, perché effettivamente mi hanno fatto trovare già montata la versione che può mandare in verticale la scheda video. Però se devo essere onesto, penso che tipo il 90% dei giocatori abbia la scheda video in orizzontale, quindi avrei prediletto trovarla direttamente con quella versione montata piuttosto che questa verticale, anche perché non è che sia incluso un PCI riser, quindi di per sé è un po', diciamo, scomodo perché devo smontarla. Però è anche un'ottima occasione per vedere se sia semplice effettivamente smontarlo e sostituirlo. Diamo un'occhiata. Allora, dobbiamo svitare questi due vitoni, far uscire questa parte e ok, è di un semplice allarmante. È semplicemente far rientrare questa. Così, e richiudere con le viti. Ci abbiamo messo, 20 secondi? Figo. Andiamo a inserire la scheda madre nel case. Quindi semplicemente andiamo ad aggiungere le viti e dopodiché fissiamo il nostro dissipatore a liquido, il radiatore qui sopra. Però ancora prima faccio passare i cavi dell'alimentatore, così mi semplifico la vita. Allora, l'alimentatore è un'altra di quelle componenti che nell'ecosistema ha meno rilevanza, nel senso che non importa che brand lo prendiate a meno che non ci siano delle caratteristiche specifiche che vi interessino. Esistono alimentatori che hanno funzionalità digitali, cioè permettono di monitorare determinati aspetti da software, ma sono molto
molto pochi e quindi non è una cosa che ci interessa, soprattutto perché sono spesso modelli da più di un migliaio di watt, quindi sono proprio per una nicchia. L'importante è che abbiate tutti i cavi che vi servano, soprattutto quelli di nuova generazione se utilizzate un RTX 40 o future schede video, e soprattutto che sia tutto ordinato e disponibile e che la piattaforma dell'alimentatore sia buona. Allora, CPU e CPU li mandiamo qui sopra, pronti a essere inseriti. Scheda madre facciamo passare qui in questi blocchi, così dopo lo stringiamo e lo mettiamo bello pulito e lo facciamo uscire da questa piccola guaina qui. E poi abbiamo infine quello della scheda video che facciamo uscire da qui sotto. Molto semplice. Pulitissimo. Allora, devo dire che questa paratia doppia, prima di tutto, è molto pratica, ma soprattutto guardate quanto pulisce bene la situazione dei cavi. Cioè, io ho tutto quanto qui che passa, pam, chiudo questo, blocco questo con i suoi cosini ed è pronto. Ed è tutto molto pulito qui dietro, bello. Non è ancora l'ora di farlo perché dobbiamo prima far passare questi cavi. Allora, vi vorrei dire di aver fatto cable management, ma in realtà non ce n'è stato bisogno. Questo case nasconde tutto molto bene nella parte posteriore, essendo dedicato al back connect come appunto Project Zero. Vi volevo soltanto far vedere alcune chicche di cose che ho trovato mentre facevo i passaggi. Allora, numero uno, molto semplice, vedete questo quadratino qui sopra? Semplicemente ci indica in che direzione inserire il cavo qui per quanto riguarda i nostri piccoli pin che poi andranno a lavorare nell'input output qua davanti. Due, ho fatto passare un pizzico meglio i cavi del dissipatore, come potete vedere effettivamente sono decisamente più nascosti, si vedono molto meno e la situazione qui è molto molto pulita. E adesso andiamo a montare delle ventole qui per creare un'immissione d'aria che poi andrà a utilizzare invece il nostro dissipatore come estrazione. Per le ventole MSI ha una novità molto interessante, diciamo che non è una novità di mercato, però effettivamente per un brand che non si focalizzi sull'ambito della dissipazione, gliel'ho già detto anche a loro, è effettivamente interessante vedere che ci siano delle soluzioni del genere. Come potete vedere, queste sono delle ventole che oltretutto non hanno cavi attaccati, funzionano con daisy chain. Un'altra cosa molto interessante è che sono magnetiche, semplicissime da attaccare tra di loro, molto molto funzionali sotto questo punto di vista. Potete anche semplicemente attaccare quattro vite e ve la cavate molto più velocemente. Veramente molto bello e oltretutto, come vi dicevo appunto, sistema di daisy chain che andiamo a connettere direttamente nella parte posteriore del case. E approfitto per dire che questo nuovo branding magenta di MSI non mi dispiace affatto, l'avevamo già visto sui monitor come appunto i due che vi ho fatto vedere in altri video in collaborazione con loro, oppure anche sulla scatola della X870. Per essere una daisy chain abbiamo un cospicuo numero di accessori, ma immagino che ci siano varie possibilità per utilizzarli. Prima di tutto prendiamo le nostre ventole, le mettiamo insieme e le connettiamo tra di loro. Ok, allora, come funziona? Tutto molto semplice. Quindi questo blocchetto qua ci serve per connettere tra di loro le ventole, devo dire hanno fatto un ottimo lavoro, entrano veramente che è un piacere, e poi eventualmente li rimuovi così. Se eventualmente non ti piace avere zone scoperte, puoi semplicemente inserire questi blocchetti per colmare anche quelle che rimangono aperte. E poi si utilizzano questi connettori per attaccare la nostra ventola così e portarla al nostro hub, che poi avrà alimentazione con delle SATA. In questo caso ne sfrutta due, molto particolare. Poi per quanto riguarda la connessione alla scheda madre abbiamo qui una USB, mentre per il controllo degli RGB e l'alimentazione delle ventole abbiamo le classiche porte da mettere sulla nostra scheda madre. Così tutto quanto passa nuovamente per la scheda madre e attribuisce punti al nostro ecosistema monobrand. Allora, esteticamente io le metterei così, però ovviamente raga, dobbiamo fare le cose per bene, queste non sono reverse e quindi dobbiamo metterle al contrario per creare un'immissione d'aria, oppure il nostro case avrà una pressione completamente negativa. Quindi ho bloccato le tre ventole qui dietro e oltretutto vi faccio notare quanto pulita sia tutta quanta questa zona, cioè i cavi sono completamente nascosti dalla paratia, c'è ancora la possibilità di montare HDD, SSD, molto figo. Inseriamo anche il nostro hub. Per quanto riguarda qua davanti andiamo a inserire semplicemente il nostro cavo della ventola e degli RGB. Ok, montiamo una bella 4090 perché ci piace, la alimentiamo pure e le diamo un po' di supporto strutturale con le viti. Devo dire, il risultato finale è veramente molto piacevole esteticamente. Un altro dei vantaggi del monobrand è la coerenza estetica, in quanto le componenti vengono create con in mente determinate linee, quindi mettendo fascia alta con fascia alta effettivamente si migliora il rapporto di coerenza tra le varie componenti. Facciamo il primo avvio insieme, vediamo. Ah, bello! Se questo qui è il massimo rumore che producono, bravi MSI, perché è veramente basso. Allora, onesto, non ho mai avuto una carbon, ma i miei LED lì sopra sono sempre stati rossi. Questo è bianco, molto più felice e tranquillo. Oltretutto, molto molto bello questo loghino MSI minimal qua con questa linea. Effetto che, vabbè, dal telefono rende meno, però devo dire molto molto piacevole, bravi. Devo dire, figo, andiamo un attimino a testarlo, rendiamolo un po' più coerente esteticamente con gli RGB.
lì e vi spiego un altro paio di punti su cosa vi può servire avere un PC monomarca. Ok, ho appena finito di smanettare un pochettino con questa build full MSI che abbiamo assemblato insieme e adesso vi dico un pochettino di altri vantaggi del monobrand che effettivamente vi posso mostrare con più accuratezza ora che ho fatto qualche piccolo test. Prima di tutto, bella build. Devo dire che se qualcuno magari 3-4 anni fa mi avesse detto che questa qui sarebbe stato il risultato finale di una build completamente fatta da MSI, probabilmente non gli avrei creduto. I miglioramenti in termini di estetica, ma soprattutto di pratica, come abbiamo visto durante l'assemblaggio di tutta questa build, sono stati notevoli. Prima di tutto, uno dei vantaggi più ovvi nell'ambito del monobrand, ragazzi, è quello dell'estetica e degli RGB. Prima di tutto si parte dal fatto super importante di poter controllare tutto l'ecosistema degli RGB con un singolo programma, in questo caso Mystic Light all'interno di MSI Center. Molto molto comodo, pratico, ci sono diversi effetti e tutte le componenti rispondono in maniera egregia alle stesse. In questo caso abbiamo anche la fortuna che MSI Center possa collaborare con le RAM di Corsair, dando quindi la possibilità di controllarle tutte quante in un unico programma, cosa molto utile perché effettivamente ci riduce proprio a uno i programmi necessari per il controllo dell'estetica degli RGB. Questo è molto positivo, ma al tempo stesso mi permette anche di farvi vedere una cosa. Uno degli altri grandi vantaggi, ragazzi, di avere tutto di un singolo brand è anche quanto coesi siano tra di loro i vari RGB. Questo ve lo dico per esperienza diretta e si può notare se guardate da vicino in realtà quel case bianco alle mie spalle. Vari brand hanno diverse tonalità dello stesso colore perché cambiano i LED e non sono in grado di riprodurre con accuratezza spaccata perfetta esattamente la stessa tonalità di bianco, di rosso, di blu, di verde o del colore che più vi piaccia. Ed è un peccato perché effettivamente montando diversi brand potrebbero esserci delle problematiche per quanto riguarda la coesione proprio del colore, delle tonalità dei vari colori e la cosa non è granché. Questa cosa secondo me si nota bene con queste RAM di Corsair che ho montato perché effettivamente come potete vedere le tonalità non sono esattamente uguali mentre tutto il resto dell'ecosistema di MSI ovviamente rimane molto più coeso, cosa molto interessante. Oltre a questo ragazzi un altro dei grandi vantaggi del monobrand secondo me è importantissimo da sottolineare ed è quello della garanzia. Ovviamente se avete all'interno della vostra build 8 brand vi dovrete registrare 8 prodotti per 8 garanzie diverse e in caso di assistenza dovrete andare un po' da uno, un po' dall'altro, un po' dall'altro ancora. Invece avendo un singolo brand o comunque al massimo uno o due brand all'interno del nostro PC, effettivamente questa cosa si riduce di tanto. In questo caso praticamente la nostra assistenza sarà soltanto da AMD per il processore, da MSI per quasi tutte le componenti e da Corsair per quanto riguarda le RAM, almeno fino a che MSI non si deciderà a fare anche quelle. Per il resto tutte le componenti le fa in casa MSI. Prendo ovviamente MSI come esempio perché appunto abbiamo realizzato una build con loro in questo video. Ed è anche più comodo perché effettivamente se devi registrare i singoli prodotti non dovrai fare 8 account diversi per 8 componenti, insomma molto più pratico. Infine, sempre tornando al contesto dell'estetica, un'altra cosa molto importante da dire secondo me è che comunque le linee dei vari brand sono coerenti esteticamente tra di loro, cioè loro sanno che la loro scheda video dovrà essere bella da visualizzare all'interno di una build che abbia la loro scheda madre, il loro dissipatore o qualsiasi altra componente che rimanga esposta. Questa cosa per chi si curi dell'estetica delle componenti è molto importante perché effettivamente aiuta a creare una build che come complessivo renda bene, soprattutto quando si parla di tante componenti messe insieme. È difficile abbinarle bene, in questo caso otteniamo il massimo effetto. La Carbon sta bene con la Gaming X Trio, niente da dire. Infine ragazzi, un'altra cosa che volevo sottolineare è che per la prima volta da tanti anni vedo un brand aggiornare il BIOS UEFI. MSI ha cambiato completamente la gestione interna del proprio BIOS UEFI ed è molto, molto più bello. È più semplice, intuitivo, la velocità e la navigabilità rimangono uguali perché comunque stiamo parlando di un BIOS UEFI, ma effettivamente parlando la grafica secondo me è molto più intuitiva anche per utenti meno esperti. Si sono modernizzati di parecchio. Ora, non so se si estenda su tutta quanta la lineup, però effettivamente questo modello della Carbon ha su un bellissimo BIOS UEFI. Bravi, perché secondo me il BIOS precedente di MSI rimaneva un pochettino troppo denso, invece questo ha dato molto spazio a tante opzioni ed è tanto più bello graficamente e tanto più intuitivo. Quindi di per sé ottimo su tutte le X. Queste X870 quindi non portano soltanto miglioramenti, come vi ho detto nella prima parte del video, sul lato hardware, ma anche appunto nella componente software relativa per il BIOS UEFI, il che è molto positivo. Detto questo ragazzi, ovviamente io vi ho elencato tutti quanti quelli che possono essere i vantaggi del creare una build monobrand. Poi sappiamo che ovviamente dipende tutto quanto dal budget, delle volte non si riesce a rientrare in determinate possibilità, ma questa è una cosa che ovviamente dipende da caso a caso. Diciamo che optare per riunire più componenti possibili sotto un unico brand, come vi ho detto, ha un numero discreto di vantaggi e potrebbe essere un qualcosa di molto interessante per chi sta iniziando in questo mondo, anche per un po'
pochettino semplificarsi la vita. Come avete visto, MSI ha spinto forte sul rendere semplice e poco stressante l'assemblaggio. Su questo, secondo me, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Fatemi sapere la vostra opinione giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su More Than Tech. Salusa!